dallo stadio Romeo Galli di Imola, un impianto di circa 4.000 posti. È l'ottavo di finale di Coppa Italia di Serie D. L'Imolese ospita appunto il Campobasso in questo ottavo di finale. La rimessa laterale direttamente lungo linea, non c'è nessuno, però attenzione perché Pontillo attacca bene lo spazio. Ancora Pontillo, la conclusione di Pontillo, il palo di Pontillo. Stai qui, pallone, il mancino, attenzione sopra la traversa. Il tocco corto per Georgiev. Manes alza la testa, la conclusione di Manes sporcata poi di Donato, non perfetto ma riesce comunque a bloccare la sfera in due tempi. Attenzione all'Imolese in avanti col numero 77 che forse è uno tra i più propositivi della formazione emiliana, almeno fino a questi primi minuti con Ate. Il sinistro poi che attraversa l'area di rigore, il tiro di Diawara, piccolo brivido in questo caso per il Campobasso. Lancio lungo direttamente verso Konaté, inseguito da Ricamato, lo scarico è per Mattiolo. Mattiolo alza la testa, può andare forse anche alla conclusione, la pensa, arriva in questo momento poi di Donato e c'è fuorigioco, il gol vanificato dalla bandierina. Manes, il traversone di Manzoni, di Donato la respinge con un pugno che resta in avanti. Questa rimessa laterale, Zdaigui, traversone sul dischetto, il tocco palla per Lombari col mancino alto sopra la traversa dopo 12 minuti. Sul secondo palo stacca di testa Ricamato, pallone alto, pallone per l'Imolese con Manes con l'esterno, bello il corridoio, occhio rigore, era netto. Rigore netto, si era infilato bene Manes, si era infilato bene Manes, anzi no, ah bene, praticamente sarebbe stato rigore, in realtà si era alzata la bandierina dell'assistente, quindi il Campobasso si è letteralmente salvato con un fuorigioco. Direttamente in area di rigore, Zdaigui non ci arriva, la palla ritorna allo stesso Rasi che prova a puntare Daf. Rasi se la porta sul destro, traversione sul secondo palo, la smanaccia l'Auxemis, una traversone più un tiro cross. Daf, il raddoppio di Rasi, traversone sul secondo palo, stacco di testa di Donato, c'è giù, finisce a terra Garavini, ma si continua. Di Nardo recupera questo pallone, pessimo il la punizione del giocatore dell'Imolese, poi Abreu col mancino, Abreu, l'Oxemis salva il parziale. Rasi direttamente in area di rigore, la spizzata di Nonni, non c'è nessuno, poi la conclusione a rimorchio di Ricamato. Grandis può andare anche alla conclusione, la pensa, la prova, Grandis col destro dalla distanza. Importante aver ripristinato tempestivamente la diretta di questa partita con l'Imolese in avanti, la conclusione, ci mette la testa Bonacchi. Dalla bandierina direttamente sul secondo palo, la testa sulla traversa, c'è il gol dell'Imolese. Imolese in vantaggio. Il tutto per tutto, tenta il Campobasso, pallone lunghissimo dell'argentino verso Di Nardo, palla dalle parti di Abreu, poi Rasi col sinistro. Ci ha provato in quest'ultimo minuto. Il rinvio di L'Auxemis e non c'è più tempo, finisce 1-0 al Romeo Galli di Imola. La rete di Klaus Casciari condanna dunque il Campobasso sul finale di gara e saranno proprio i locali dell'Imolese ad affrontare il 14 febbraio ai quarti di finale l'Ardea.